Buonasera, benvenuti a Notte Gol. Io sinceramente avrei fatto volentieri a meno, voglio dire, di questo supplemento, no? Di lavoro. Solitamente Notte Gol finisce con la fine del campionato, massimo una puntata in più. E invece ci ritroviamo ancora a parlare di calcio, a parlare di Ternana, con la speranza che le cose possano evolversi nel migliore dei modi. Continuiamo a parlare di Ternana perché ormai lo sapete tutti, insomma, la situazione è quella che è, dopo la manifestata volontà da parte di Longarini di cedere la società. Ieri sera non siamo andati in onda perché abbiamo mandato la partita della Ternana femminile che ha battuto l'Olympus per 3-2, andando a guadagnarsi poi la gara 3, che è quella decisiva, quella che aggiudicherà lo scudetto, per cui questa sera abbiamo voluto rimandare, anche perché, e credo che abbiamo fatto bene, perché poi c'è un collega che ieri sera ha scritto un articolo che è uscito naturalmente stamattina e che vi presento subito e che ci presenta, ha fatto, diciamo, aprire un po' le speranze dei Ternani su quella che è diciamo, la potenziale vendita della Ternana dalle mani di Simone Longarini, della famiglia Longarini, forse è meglio dire così. È Massimo Colonna, è lui, Buonasera. il colpevole è lui, è Massimo Colonna del Corriere dell'Umbria e non, voglio dire, molti siti, anche Ternani, voglio dire, hanno dato in merito di questa notizia ad Alfredo Petullà. Chi ha scritto per primo la notizia è stato Massimo Colonna, poi ci dirà anche quando l'ha saputa, diciamo, perché credo che sia riuscito a rimediare proprio all'ultimo istante, da quello che mi risulta. Poi ce lo dirà. Vicino a Massimo Colonna c'è Marco Crisostomi, Buonasera. tifoso della Ternana, segue in casa e in trasferta con noi, in casa anche con noi, quindi anche lui è un po' in apprensione per quello che è il futuro della squadra e della società rossoverde. C'è Luca Giovannetti Buonasera a del tutti. Corriere dell'Umbria, ti ha fregato questa volta Massimo Colonna. Oh, avete giocato in team. In team, ma la notizia ce l'aveva lui, ovviamente ha scritto lui il pezzo imperniato su questa notizia che insomma è concreta, importante, molto solida. Naturalmente io scherzavo, assolutamente, Certo, mancherebbe certo. altro. In regia c'è Vincenzo Vulpiani, che io ringrazio per essere con noi. E allora, durante la serata vi faremo vedere anche la sintesi di Ternana femminile contro l'Olympus. Avremo modo anche di vedere alcune foto perché è iniziata se vogliamo, una campagna su quella che è stata diciamo, l'onda che hanno cavalcato i tifosi del Bari quando il Bari era in crisi, nessuno la comprava. I giocatori del Bari, se non vado errato, erano i giocatori, no? Misero quel cartello: comprate la Bari. Oggi è partita questa campagna una pagina Facebook, su un gruppo Facebook Xuntfere, e abbiamo estratto, diciamo, qualche fotografia di questa comprate la Ternana. Comprate la Ternana perché Simone Longarini, appunto, come dicevo prima, ha manifestato la sua volontà di dimettersi. Iniziamo subito. Allora, raccontaci un attimino, ieri sera nel tardi, sei riuscito a metterla là proprio in extremis questa notizia dell'interessamento di Unicusano, Università Unicusano, Università Telematica. Sì, ieri sera ho avuto possiamo dire che ho avuto questa indiscrezione da un ambiente sportivo che lavora nel mondo dello sport, nel mondo del calcio a Roma. Indiscrezione che mi è sembrata subito verosimile, perché conoscevo il marchio, diciamo così, dell'università e so che è molto vicina non solo al Fondi, alla squadra di Lega Pro, di cui è proprietaria del 100%, ma è vicina anche a altre realtà sportive importanti come la squadra di basket a Roma e anche una società di nuoto. Quindi, come indiscrezione mi è Scusa, sembrato. una delle sue squadre era qui domenica al meeting di Nuoto Città dei Terni. Io stavo lì a fare interviste, ma così perché non si sapeva niente ancora, però ho visto Unicusano Aurelia Nuoto, Sì, c'erano degli esatto. atleti che partecipavano praticamente a questa manifestazione. Quindi in contatto con questa persona che lavora, diciamo, a Roma nel mondo del calcio, mi è sembrata
un'indicazione giusta. Ho cercato al volo un'altra conferma da ambiente più vicino alla Ternana e mi è arrivata. A quel punto l'ho ritenuta vera, insomma, una Hai dovuto pista stravolgere la assolutamente. pagina perché la notizia era di quelle importanti, immagino. Sì, abbiamo dovuto rivedere un po' l'ordine della scaletta degli argomenti che avevamo messo in pagina anche con Luca, perché ovviamente si è stravolto un po' tutto. Stamattina, come dicevo ieri, l'ho verificata, l'abbiamo ritenuta concreta, quindi stamattina l'abbiamo scritta. Poi in tarda mattinata è arrivata anche la conferma ufficiale, no, da parte dell'università, quindi si è rilevata fondata. Credo sia un passo importante anche perché la conferma di stamattina forse in pochi se l'aspettavano, no? Perché fino adesso siamo stati abituati o a smentite o a Certo, silenzi, più silenzi che smentite più fino a questo silenzi che momento. smentite, mentre invece la presa di posizione dell'Unicusano mi sembra importante anche per il merito della dichiarazione, anche per quello che c'è scritto, no? Il Diciamo che cambio del poi, nome. tra l'altra cosa, nel pomeriggio anch'io ho contattato l'avvocato Proietti sulla base appunto di quello che avevi scritto te, e l'avvocato Proietti non ha potuto che confermare, questa volta non ha potuto far silenzio perché è stato il comunicato stampa appunto dell'Unicusano, e quindi c'è stata la conferma di questa trattativa, quindi anche l'avvocato Massimo Proietti ha confermato. E questa è un po' la prima notizia, poi magari andremo anche a sviscerare altri aspetti. A Luca chiedo, poi magari interviene Marco perché poi su questo aspetto si sono scatenati un po' sui social. Poi si è ridimensionata la faccenda, però che cosa significa quando diciamo Unicusano, Università Telematica, Intanto, sì, Unicusano significa Uni, cioè Università Cusano, in Nicolò Cusano. riferimento a Niccolò Cusano, umanista e cardinale del 400. Intanto è un'università telematica, ma non solo, perché svolge anche quelle che vengono definite lezioni in presenza, in quanto dispone di un campus universitario strutturato un po' sul modello dei college inglesi, in un'area verde alla periferia nord-occidentale di Roma. Per la precisione, la zona è suburbio trionfale, quindi ai margini del quartiere trionfale, estrema periferia nord-ovest di Roma, ma all'interno del grande raccordo anulare. In questo campus ci sono le aule per la didattica, la mensa, alloggi per gli studenti e ci sono anche gli uffici amministrativi e quant'altro. Questa università, che però il grosso dei suoi studenti lo accoglie nell'ambito principale, che è quello telematico, e si parla di oltre 10.000 iscritti, nasce 11 anni fa, nel 2006, su iniziativa di questo imprenditore livornese Bandecchi, poi si struttura negli anni, adesso, ma già da anni, attraverso step successivi, è legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, quindi le lauree che si ottengono presso questo ateneo sono assolutamente identiche a quelle di qualunque ateneo Universo. tradizionale, anche perché, ripeto, accanto ai corsi online, e poi la definizione non è nemmeno appropriata, la utilizzo ma in maniera parzialmente inappropriata, ci sono, ripeto, le lezioni in presenza in questo college. È una realtà importante, credo che abbia, al di là del numero di studenti, oltre 10.000, non conosco il numero preciso, ma credo che abbia circa 600 dipendenti, perché parliamo di corpo docente, e poi voglio Impiegati dire di tutto. amministrativi. Impiegati amministrativi, tutto quello che ruota intorno, diciamo, alla didattica, no? Quindi è una realtà estremamente importante ed è una realtà che poi è attiva nel mondo dello sport, ma ha già citato Massimo Colonna diciamo, le situazioni in cui Unicusano è presente, quindi il calcio con i fondi che dalla D è passato in Lega Pro tramite ripescaggio, ma dopo aver vinto i playoff di Lega dei dilettanti, andando a vincere tra l'altro a Taranto in trasferta, si è guadagnato Che questo ripescaggio. soddisfazione per Eh sì, perché, sì, sì, perché ho un certo, come dire, insomma, voglio dire, una forte rivalità nei confronti del Taranto personalmente. Poi c'è stata quell'annata, no, della certo. promozione in cui si gareggiava gomito a gomito.
Però Dionigi che fine ha fatto? Dionigi è libero. È libero, non ha allenato più dopo. Ha avuto un'esperienza a Matera. Fastidio quell'anno, la stagione 11-12. Ha avuto un'esperienza fugace a Matera, poi non più. Eppure aveva delle idee. Certo, poi, certo. Vabbè. No, dicevo, il Fondi in fondo, ma è voluta questa cacofonia. Questo ripescaggio se l'è meritato sul campo vincendo i playoff dopo una buona posizione nella stagione regolare. L'ha ottenuto e quest'anno in Lega Pro è arrivato ai playoff, quindi un campionato subito di vertice per la per questa realtà calcistica. Tra l'altro l'Unico Sano Fondi dispone anche di due emittenti radiofoniche, dispone anche di una questo l'ho scritto in un pezzo che uscirà domani su Corriere dell'Umbria, di una diciamo agenzia di ricerca e di biomedica di livello nazionale. È presente, dicevo, nell'editoria, soprattutto in campo radiofonico con due emittenti, ma dispone anche di una pubblicazione cartacea di cui adesso non rammento il nome, quindi insomma, e ha sicuramente l'interesse a fare sport e soprattutto calcio a livelli alti. Tra altre cose aveva una convenzione, credo una convenzione con il Corriere dello Sport, perché ogni settimana il Corriere dello Sport, certo, dedicava un'intera pagina sulle problematiche dello sport, sui benefici dello sport. È una pagina informativa, sì, tra altre cose molto utile. 16 pagine adesso. 16 pagine? Sì, si hanno ulteriormente incrementato. Non so se stamattina o ieri, non mi ricordo, 16 pagine. Poi il presidente Ranucci. Un allegato proprio. È quello che dice Marco, è vero, perché il Corriere dello Sport, come è noto, da qualche giorno... L'amministratore delegato è Stefano Bandecchi, sì, sì, della Unico Sano. Sì. Mentre il presidente del Fondi è Ranucci. Una persona, è Ranucci. Però confondere Ranucci della Viterbese. No, è un caso di omonimia. Sì. Come è un caso di omonimia, scusami Luca, perché poi ti fermano un po' per strada, sai, quando dici ma lui con il Fondi Unicusano c'è Pochesci, l'allenatore, quindi è facile che... No, non è Paolo Pochesci, è Sandro Pochesci, è un altro. È un'omonimia anche... Legata al cognome, sì, certo. Concludo dicendo che l'avrà letto anche Marco, immagino, ma anche Massimo, Ranucci, presidente del Fondi, in un paio di circostanze, ma anche più, ha richiamato in maniera anche forte i propri giocatori, il proprio allenatore, al rispetto dei criteri di lealtà e di probità sportiva. Infatti c'è stato anche un esonero l'anno scorso dell'allenatore con la squadra che era in zona playoff, poi rientrato per delle dichiarazioni che erano state ritenute sopra le righe. È chiaro che parliamo di una università sostanzialmente umanistica, è chiaro che anche sul piano dello stile, della comunicazione, si impongono determinati criteri, determinate norme. Certo. Ma il problema della multiproprietà adesso come viene risolto? Ma il Fondi viene dalla Serie D, quindi dispone di una deroga esattamente come la Salernitana di Lodito e Mezzarone. Se la porta dietro fino alla fine? Credo di sì, come se l'è portata dietro la Salernitana. Allora, io non so... voglio dire, quando perché all'inizio questa notizia, quando è stata quando è emersa, diciamo, c'è stato poi il comunicato, probabilmente perché si era sparsa forse la voce che questa eventuale nuova società poteva far cambiare il nome alla Ternana. Da lì sui social era scoppiata subito un po' una polemica, no? Che si è andata ridimensionando nel corso della giornata. Leggo il comunicato stampa di cui parlava Massimo prima. Comunicato che recita così: Terni è una grande città e lo è anche nel mondo del calcio negli ultimi 100 anni. L'Unicusano si è interessata alla situazione attuale, ma resta inteso che se mai l'Ateneo trovasse le condizioni per chiudere questo accordo, la squadra della Ternana dal giorno dopo si chiamerebbe Unicusano Ternana. Quindi uno dei motivi per non chiudere questo accordo sarebbe l'ostilità dei tifosi nei confronti di questa condizione, che per noi è invece imprescindibile in ogni città e in ogni piazza. Ecco, forse successivamente, forse a questo comunicato stampa, ha incominciato un po' il tantam dei social, di gente contraria al cambiamento di denominazione, non più Ternana Calcio 1925, ma Unicusano Ternana, come viene scritto sul comunicato. Diciamo, facendo un po' il paragone, come era una volta nella Rossi Vicenza, e improprio forse, come ho scritto io oggi nel pomeriggio, è la Sverona, perché poi... Però l'Aerossi Vicenza è un abbinamento, un marchio industriale con una squadra commerciale, mi sembra appropriato. Qui non è
una commercializzazione di qualche cosa, ma se vogliamo è una struttura, è un marchio che si abbina a un altro marchio. Comunque un'università privata, non statale. Certo. La Nerossi di Vicenza per 37 anni ci ha accompagnato, I più giovani non lo ricordano, noi sì. Paolo Rossi giocava con Nerossi di Vicenza, insomma. Dal 57 al 90. Che poi a Vicenza adesso sono rimasti legatissimi a questo nome, tant'è che ancora loro tifano per Lanerossi. Lanerossi, sì, Lane. Quando fanno i cori i tifosi parlano di Lanerossi, certo. Senti, da tifoso, da sportivo che insomma frequenta, insomma è stata dura all'inizio, poi c'è stato un po' un cambiamento nel corso della giornata? Sì, è partita subito una polemica feroce, forse la gente si è sentita, non so, vuole sapere il collo da ancora una volta da Longarini, come per dire, ci sta ricattando ancora. Poi col passare dei minuti piano piano è scemata, parecchi si sono ritornati sui propri passi e hanno capito che effettivamente tutta questo dramma non c'era, perché la Ternana non è vero che cambia nome, si chiama sempre Ternana Calcio, ma vicino c'è questo marchio Nicosano, che parliamo di cose serie, insomma non è una pubblicità, un prodotto, un aggeggino, un giocattolino o qualcosa. Quindi alla fine piano piano parecchi sono rientrati, qualcuno sarà ancora delle proprie idee, ma maggior parte dei tifosi stanno prendendo questa cosa nel verso giusto, insomma, quindi sembra che si stia calmando un po' tutto. Io so che qualcuno di questa università si sia sentito con qualche cittadino ternano che conosceva per sentire un po' il parere della piazza. Loro ci tengono molto a iniziare questa avventura nel migliore modo, perché se io devo arrivare a Terni e già mi contestano il primo giorno, la prima ora che questo qui preferisco non passare, niente, preferisco passare un'altra parte, prima, quindi, certo. Perché penso che non è che manchi il materiale per loro, quindi già questo è una cosa positiva. Il fatto che tutti quanti, la maggior parte perlomeno, sta cercando di rientrare e sta ragionando, e questo non fa che gioca a favore, fa diventare una cosa estremamente positiva. Il marchio è una cosa seria, mi ricordo, e tu c'eri presente, quando 2 anni fa fecero l'amichevole a Terni, c'era Rocco Giannone che militava nelle file del Fondi e ci parlò benissimo della proprietà. Stavo c'era Sernicola, come giustamente certo, diceva. Ci parlò benissimo del tuo ruolo, sia del Serie A che l'intervista, anzi esatto. Sarebbe da tirare fuori quell'intervista, perché parlammo della società con Rocco Giannone, simpaticissimo giocatore, secondo me, che non... ha avuto una carriera infinitamente inferiore alle sue potenzialità. È vero. Quindi, tra l'altro, la questione del nome, la Ternana Calcio è l'ottavo nome nella storia della massima realtà calcistica locale in 92 anni di storia. Cioè la Ternana ha cambiato nome 7 volte. Ternana Calcio è l'ottavo nome della Ternana. E poi il nome Ternana è cambiato, quando è fallita si è cambiato sempre il nome. Se dovesse concretizzarsi questa trattativa, si arriverebbe all'ottavo cambio di nome, ma poi la cosa essenziale è che il nome Ternana resterebbe. No, ma se dovesse, voglio dire, non metti che non la vende, resta Longarini che non la iscrive, tu se vuoi ricominciare la Serie D non puoi giocare Ternana Calcio 1925, devi cambiare e perdi pure il numero di matricola, però certo, di affiliazione. Allora Massimo, diciamo che è una trattativa, diciamo che ha che è stata definita anche insomma dall'avvocato Proietti una trattativa di quelle importanti, di quelle solide, quindi al momento attuale è una trattativa, ma mi sembra che abbia dei buoni numeri per poter andare verso la conclusione, almeno questa è l'impressione. Sì, nei giorni scorsi lo stesso avvocato Proietti ha rivelato che erano 2 le trattative più avanzate, e al momento io credo che quella con l'Unicusano sia quella più concreta in questo momento, anche perché da quanto mi risulta quella con Ferrero credo abbia accusato qualche passo ma falso. Non è cominciata perché l'avvocato Proietti oggi a me, al sottoscritto, sì, ha detto che lui non ha avuto mai il piacere di ricevere una telefonata o una richiesta di appuntamento da parte dell'imprenditore Ferrero o di chi lo rappresenta, o chi per lui, insomma. Quindi da questo punto di vista c'è solo questo contatto di Ferrero con il sindaco, al quale però non ha fatto seguire un'eventuale richiesta di appuntamento all'avvocato Massimo Proietti, che mi diceva questo proprio nel pomeriggio. Sì, esatto. Quindi io penso che nelle prossime ore sicuramente questa sarà una dei tavoli che verrà portato
portata avanti con maggiore concretezza per capire poi quale sarà l'evolversi alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima. La scadenza è sempre quella del 15. Io volevo ricollegare però, volevo Prego. dare una lettura del comunicato Comunicato. dell'università anche sul fatto del nome. Perché secondo me, interpretando un po', il fatto che loro abbiano voluto inserire nel comunicato il fatto del nome, di cui nessuno aveva chiesto no? Un motivo, secondo me è da leggere un po', può essere un po' interpretato, perché significa, secondo me, un passaggio in più rispetto al sì, siamo interessati. Certo. Quindi o da un lato loro hanno voluto Cioè, se siete d'accordo, vado alla conclusione, se non siete d'accordo, mi tiro sì, o indietro. loro hanno tentato di buttare il sasso nello stagno e vedere che succede con i tifosi, perché magari già in precedenza hanno avuto problemi, immagino, con le altre realtà sportive con cui In cui hanno sono avuto stato. rapporti, no? Oppure l'altra interpretazione che potremmo dare, che io immagino, è quella di uno stato più avanzato della trattativa rispetto a quanto emerso, in cui addirittura loro danno per scontato, una parola forte, il fatto che si arrivi all'accordo e dunque guardano già oltre al discorso del nome. Quindi Ma secondo questa è un... me, Massimo, la verità si colloca a metà tra le due ipotesi che tu proponi e in qualche modo rappresenta una sintesi delle stesse. Cioè, credo che siano vere entrambe le cose che tu ipotizzi. Credo che la trattativa sia in fase molto avanzata. Credo anche, anzi, la seconda cosa la so, la prima la ipotizzo, la seconda la so, che questa eventuale nuova proprietà ponga come condicio sine qua non, proprio come condizione preliminare per la eventuale definizione dell'affare, una elevata soglia di gradimento da parte della piazza. Cioè loro dicono: o siamo bene accetti, ma molto bene accetti, anzi bene accolti, che è diverso da bene accetti, oppure non se ne fa nulla. Vogliono Sì. avere, come dire, vogliono in qualche modo sondare il terreno per capire quale tipo di accoglienza riceveranno. E la seconda cosa, ripeto, la so per certa. Ma anche perché è un campo delicato il loro, no? Una immagine distorta, una contestazione sulla piazza che poi viene riportata dai Diventerebbe un giornali, eccetera, boomerang. diventerebbe un boomerang per l'immagine in quel settore, in quel campo, eh? Forse Longarini magari non avrà risentito, no? Essendo un gruppo che, diciamo, agisce ma non ha grande visibilità. Invece ogni cos'anno, insomma, ripeto, sulla pagina del Corriere dello Sport, oggi mi dicevate voi, oggi 16 pagine, tutto l'anno, ogni giovedì, credo, trovavamo la pagina dell'unico, una pagina intera, quindi sul piano dell'immagine immagino che sia determinante partire con il piede giusto per loro da questo punto di vista. Sempre dei testimoni poi importanti, attori, politici, sono sempre accompagnati da queste persone, quindi ci tengono particolarmente a curare queste immagini. È un ateneo universitario, ripeto, di tipo umanistico, si propone in un certo modo, non può permettersi di partire col piede sbagliato, eventuali contestazioni per loro sarebbero catastrofiche, più di quanto lo sarebbero per un'azienda X operante in un settore Y. Oh, non so se dobbiamo aggiungere, poi magari parliamo perché oggi è stato anche un incontro, no? A pranzo fra il sindaco, l'assessore allo sport e l'avvocato Massimo Proietti. In questo incontro appunto si è parlato di quelle che sono le soluzioni e abbiamo parlato di questa dell'Unicusano, che abbiamo detto ha le gambe per poter arrivare alla conclusione. Ma ce n'è un'altra di iniziativa, di un gruppo solido, anch'esso in concorrenza. Non è il fondo di cui si parlava anche con Luca nelle settimane scorse, era effettivamente un fondo inglese, ma sarebbero i tempi talmente stretti, talmente risicati, perlomeno questo è quello che siamo riusciti a capire, non avrebbero permesso diciamo, la conclusione dell'affare entro i termini dettati da Simone Longarini. C'è una seconda ipotesi che andremo a snocciolare più tardi, abbiamo detto della terza, quella di Ferrero, che è quella che attualmente diciamo, non ha Riscontri. riscontri, ha poche possibilità perché se ne è parlato
Ferrero o chi per lui o il sindaco, però con l'avvocato Proietti ancora, perlomeno da quello che ci è stato detto, non si è visto nessuno per poter prendere un appuntamento. A questo punto andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme, sempre con il nostro programma, sempre con Notte Gol. Linea alla regia a Vincenzo Burpiani. Allora, eccoci nuovamente insieme. Io ringrazio immensamente Vincenzo Volpiani. E, no, prima parlavamo, no? Dicevamo di questa iniziativa dei tifosi rossoverdi, che un po' diciamo sfiduciati di come stava, della piega che stava prendendo la Ternana, hanno preso questa iniziativa copiando un po' quella che era stata l'iniziativa del Bari. Abbiamo qualche fotografia, appunto, che abbiamo estratto da Xunt Fere, questo gruppo Facebook di tifosi. Credo che il primo sia stato Giulio Forte, tra le altre cose, a lanciare questa iniziativa. Io non c'è questa sera su questa foto, però insomma, questo è Marcello Viali, io non li riconosco tutti, però magari vediamoli. È un tentativo come un altro per capire questa situazione di stallo. Longarini vuol vendere, se non vende la Ternana rischia di saltare, comprate la Ternana. Un vecchio, anche una bella signorina che dice di comprare la Ternana, signorina non so bene, vedete, anche questi sono un po' perplessi, diciamo, però una è perplessa, l'altra invece che è trepidante. Andiamo avanti, e questa comprata la Ternana, vedete, anche un po' elaborata la scritta, manca la scritta di Marco, questo è Marco Minestrini, se non vado errato, manca la scritta tua, Marco. Marco Minestrini, mi aspettavo che l'avesse scritta con la maglia rosso-verde, invece voglio dire, probabilmente era al lavoro e quindi in una pausa di lavoro ha scritto anche questa. Quindi durante un compito di matematica, mi sembra una lezione di matematica, uno studente praticamente ha nascosto, comprato la Ternana. Questo è più importante della matematica, c'è scritto. Infatti, questo è più importante della matematica, evidentemente c'era una lezione di matematica. Poi compratevi la Ternana sopra. Questo è un amico, un vecchio conoscente che passa ogni tanto qui sotto la radio, tutte le sere passa sotto la radio e quando ci sono non perde occasioni per chiedermi come va, e io, chissà, oggi un po' più completo, diciamo, quando andrà a finire, sinceramente, forse una leggera schiarita c'è stata. Sì, oggi, sì, no? Sicuramente. Ecco, comprate la Ternana, vedere rigorosamente i rossi e verdi, anche qui, e durante una pausa a lavoro, comprate la Ternana. Una ragazza comprata nel 1925, vedete, cameretta rigorosamente rosso verde, addirittura anche la sciarpa sulla spalliera del letto, sopra, dalle parti, insomma, comprata la Ternana anche questo ragazzo. C'è Sabrina che per lei comprata la Ternana, autentica tifosa. Spesso e volentieri l'abbiamo incontrata anche in trasferta, quindi anche lei grida, lancia questo grido di aiuto, comprate la Ternana. E qui c'è Raffaele Francia con la figlia Giulia, che anche lui, insomma, comprate la Ternana, è il suo appello. Ma questa è carina, no? Qui l'unico sano sono io, Forza Ferre e Paolo. Questa dovrebbe essere Monica. Ah sì? Monica Capoccetti, mi sembra di sì. Praticamente ha giocato, no, sull'unico sano, e questo sarà un tormentone. Sì, sarà un tormentone questo dell'unico sano. Abbiamo terminato? Ecco, quindi è un po' un accenno all'inizio, magari probabilmente nelle prossime ore continueranno queste testimonianze, questi appelli. Allora, andiamo, abbiamo parlato della prima alternativa, Unicusano, dobbiamo dire qualche cos'altro? A proposito della trattativa? Della trattativa. Dicevamo sui tempi, che potrebbero essere decisivi i prossimi giorni, già forse entro questa settimana qualcosa di più concreto probabilmente si avrà, anche perché so che l'avvocato Proietti sta lavorando a ritmi frenetici. Oppure la prossima settimana. La scadenza indicata da Proietti e da Longarini nel comunicato famoso è quella del 15 giugno, anche se forse ragionavamo con Luca, la scadenza fissata in Lega per la presentazione della fideiussione
Arriva fino al 30, Luca, se non sbaglio. Sì, sì, al 30, sì. Quindi con i tempi tecnici della fideiussione, diciamo fino al 23-24, Beh, il c'è 30 è tempo. di sabato, quindi Sì, slittare i primi di luglio. non Allora. solo, il 29 a Roma è festa, quindi le banche sono chiuse. Diciamo che orientativamente fino al 23-24 giugno c'è tempo, considerando poi i tempi tecnici per la fideiussione, perché poi qui intendiamoci, Vabbè, dipende dalla dipende forza che hai. dall'imprenditore. Io credo che alla famiglia Longarini basti fare una Ah, telefonata infatti la facevano e in così loro. 24 ore è pronta la fideiussione. Probabilmente, non faccio i conti in tasca a nessuno, situazioni analoghe valgono per aziende forti come questo Ateneo o per altri imprenditori solidi, ma non per tutti. Ivano Mari, che in banca ha lavorato una vita, lo sa mille volte meglio di noi, i tempi sono identici. Ci sono comunque dei tempi tecnici che possono arrivare a 3, 4, 5 giorni lavorativi per una Cioè, tra fideiussione le di altre cose, da 200.000 euro. quello che so io, insomma, sembrerebbe che la potenzialità, da quello che si dice, sia talmente elevata sul piano economico e finanziario di questi due gruppi che, voglio dire, non servirebbero nemmeno quelle grandi garanzie che avrebbe chiesto Longarini invece in altri colloqui con altri imprenditori. Volevo dire due cose. Una sul, ricordatemelo perché comincio a perdere i colpi, i capelli bianchi, ma la vecchiaia si vede non solo dai capelli bianchi, ma anche da quello che ci sta sotto, quindi dalla testa. Quindi voglio dire, uno per quanto riguarda lo staff tecnico, però un'altra cosa volevo aggiungere, perché si è parlato molto di questo e anche questo parlo a ragion veduta, perché presupponevo che fosse come vi sto per dire, ma oggi ho avuto la conferma. Che nel 42% che la nuova proprietà andrebbe ad acquistare c'è compreso, ricompreso tutto il progetto, terreno e progetto del settore giovanile più edilizia residenziale, Quindi no? Ternanello. Ternanello, perché in Ternanello c'erano la costruzione di due campi, la sede, il camminatoio per la passeggiata, eccetera, ma c'era anche 6.000-7.000 metri cubi di edilizia residenziale da poter costruire, quindi vale a dire all'incirca sui 250, 280, 230, 250, 260 appartamenti da costruire. È vero, l'edilizia è quello che è, però hai sempre la possibilità di poter costruire. Progetto approvato, perché ricordo che Zadotti e l'assessore ai lavori pubblici di allora, Malatesta, vennero qui in studio appunto a presentare il progetto, vennero nel mese di giugno-luglio e Zadotti disse che a settembre si poteva iniziare, poi non se ne è fatto più niente, ma il progetto è approvato. E Non c'è anche quindi un progetto sulla ristrutturazione dello stadio approvato anche quello? non lo so, questo non te lo so dire. Perché allora girava questa voce, poi Questo dopo. non lo so, però voglio dire, nel patrimonio della società c'è sicuramente questa importante voce, perché hai un terreno su cui puoi costruire 6.000 metri cubi di edilizia residenziale e in più hai la possibilità di costruirci dei campi di allenamento. Per chi investe potrebbe essere, Beh, no? no, un motivo in Un più per ulteriore poter motivo di investire, interesse. perché io non, diciamo, ero insicuro se fosse così di proprietà di Longarini Edoardo, se invece fosse patrimonio della società. Oggi mi è stato confermato da chi è al dentro della situazione che fa parte del patrimonio della società, e questo è un altro aspetto Ma importante. quel terreno già ai tempi di Viagarini era di Sì, proprietà della Ternana, poi poi è dopo è stata passato. tramandata di Esatto. proprietà in proprietà, infatti anche questo ragionamento era un ragionamento da fare, ma nel calcio poi succedono talmente Ah sì, tante di quelle certo. cose che oggi, quello che è vero oggi, domani può essere non vero. Vorrei aggiungere due cose. La Prego. prima, il riferimento l'ha fatto poc'anzi Ivano Mari. L'alternativa, se dovesse naufragare questa trattativa, che comunque è in fase avanzata, ma finché non c'è la firma può accadere di tutto, è rappresentata da questo fondo immobiliare inglese al quale ha fatto riferimento testé Ivano Mari. So per certo che si tratta di un fondo molto, molto importante e dalle capacità economiche sconfinate. Il problema è la tempistica, Certo. mentre anche solo per il fatto che arrivi dall'estero c'è un discorso tecnico di trasferimento di somme di denaro ingenti, eccetera, questa seconda opzione sarebbe più complicata, ma sul piano della solidità economica sarebbero assolutamente affidabili anch'essi, al pari di un incusano.
Secondo, Unicusano, ma questa è una mia congettura, potrebbe, sto usando il condizionale in maniera rigorosa e congetturale, essere interessato anche a delle attività sul territorio. A Terni esistono, come è noto, i locali dismessi che ospitavano il DAMS, correggetemi se sbaglio, che potrebbero, ripeto, uso il condizionale, anche rappresentare uno spazio fisico per un'università che, ricordiamolo, prima non l'ho detto, ha 98 sedi decentrate in Italia, oltre al campus alla periferia di Roma. Quindi quei locali potrebbero in qualche modo rappresentare un punto di interesse. Ecco, Massimo, da questo punto di vista, visto che non fa solo sport, ma anche cronaca, e quindi ti intendi anche di altre cose, ci sono diversi locali, no? Anche quelli dismessi a Maratta, della scienza della comunicazione. Sì, beh, poi l'università è uno degli elementi su cui l'amministrazione comunale negli ultimi anni ha sempre puntato per rilanciare, quindi potrebbe essere anche questo in teoria uno dei punti di contatto ulteriori per l'Unicusano per arrivare sul territorio, certo. Anche a Colle Scivoli ci sono, cioè sì, però Colle Scivoli credo che funziona. Ma lì però sta per sbarcare un'altra università telematica, Pegaso, che è un po' una, diciamo, rivale? Una, rivale, tra virgolette, è un competitor nel settore. Certo, sì. Concorrenza. Sì. Allora, volevo poi l'altro aspetto che volevo analizzare, e diciamo mi preme che possa, è opportuno, insomma, che queste trattative, ora è chiaro, uno non è che. Quella che viene, l'importante è che sia un gruppo solido, no? Che dia garanzie per il futuro, che si concluda più presto anche per un altro aspetto, aspetto tecnico. Danilo Pagni, che ha fatto bene fino a questo momento, che non sa quello che gli riserverà il futuro, è come Fabio Liverani, non sa anche lui quello, e quindi anche il suo staff non sa quello che riserverà il futuro. È chiaro che anche loro non potranno aspettare in eterno. Se hanno delle richieste, è chiaro, possono rimandare una settimana, due settimane, e poi alla fine devono dare una risposta. Perché dopo la fine dei playoff si innesca un meccanismo a catena, no? Che riguarda le panchine. Eh sì, perché già buchi. Ecco, giovedì, dopodomani si giocano. Ci sono ancora quelli di Lega Pro. E vabbè, da lunedì prossimo si innesca il meccanismo. E quindi, ecco, anche da questo punto di vista mi sembra molto, è importante, no? Cioè, hai uno staff tecnico che ha fatto bene nelle ultime, nella gestione di Liverani, è importante che, adesso io non lo so che cosa penseranno, se hanno gli uomini loro oppure, però se, visto che la piazza anche ha gradito il lavoro del tecnico, il lavoro del direttore sportivo, potrebbe essere, diciamo, un problema in meno per chi poi verrà, no Massimo? Sì, sicuramente prima si fa e meglio è in tutti i settori, perché anche un prolungare i tempi dal punto di vista della trattativa societaria credo che complichi il quadro complessivo, anche perché allungare la trattativa per poi arrivare agli ultimi giorni in cui si verifica la sciagurata ipotesi che salta quella trattativa e nel frattempo non sono state coltivate altre, immagino uno scenario funesto, ma visto che i tempi sono così corti, credo che siano tutti gli scenari da prendere in considerazione. Quindi più si prolunga anche la fase della trattativa, più si complicano tutti gli aspetti. Quello tecnico ovviamente è quello principe dopo quello societario, nel senso, una volta risolto quello societario, la prima cosa da mettere in piedi è la squadra, anche perché al momento mi sembra ci siano solo 4 giocatori sotto contratto. Più di 4 prestiti, 8. Ma sostanzialmente la squadra è da fare quasi da zero, oltre che ricreare un minimo d'ambiente. Insomma, secondo me ripartire da una figura come Liverani potrebbe già darti una marcia in più sotto il profilo, sì, dell'ambiente, sotto il profilo della, potrebbe fungere da collante, no? Da collante, certo. Anche Pagni credo possa lavorare bene in questa ottica, quindi sicuramente la priorità dei nuovi proprietari, chiunque si siano, sarà quella, assolutamente quella del mister, del direttore sportivo e poi tutti i giocatori. Ma io penso che ormai la trattativa sia bella che è arrivata a conclusione. Qui hanno sovvertito un po' il modus operandi, no? Perché sono usciti fuori così improvvisamente, di solito tutto chiuso, tutto ermetico, non si sa niente. Questi addirittura sono usciti fuori alla grande, sono andati a chiedere qualcosa in giro. Quindi evidentemente, non dico che hanno già firmato, però ormai stanno proprio agli sgoccioli.
oppure hanno fatto una cosa diversa loro e domani questi gli dicono allora chiuso, certo, perché avete sbagliato tutto, quindi non avete capito come funziona, è andato a tornare a casa. Ma mi sembra una cosa strana, insomma. Luca, la tua riflessione su staff tecnico, appunto sul, sull'opportunità, insomma, sulla necessità che questa trattativa si concluda al più presto proprio per cercare di colmare eventuali gap sul piano tecnico, sia poi Liverani sia Pagni. Certo, non lo decideremo noi, ne lo deciderà la nuova proprietà, però come diceva giustamente Massimo, sai, parti già con una piazza che gradisce, con un indice di gradimento abbastanza alto per lo staff tecnico, direi che già è un punto a vantaggio, un punto positivo. Ma lo condivido in pieno, intanto sul piano proprio emotivo, no? del sentimento comune che permea la tifoseria. Del resto è un allenatore che si produce in una performance di questo tipo, 26 punti raccolti in 13 gare, 2 punti di media partita, salvezza insperata agli inizi di marzo, da molti considerata molto difficile, se non addirittura quasi impossibile, che viene centrata evitando persino i play-out. Questo rappresenterebbe, lo dicevamo un attimo fa, e ripeto, condivido quello che avete detto voi, che mi avete preceduto su questo argomento, un collante, no? Un propellente formidabile per riaccendere quella fiammella che si era palesata nella ultima gara casalinga con la SPAL, 8.200 tifosi della Ternana, 1.800 errotti della SPAL, e parliamo anche dei 1.000 di Ascoli. Ora, per riaccendere quella fiammella, per tenerla accesa dopo questa buriana di questa improvvisa e imprevista crisi societaria, ripartire da Liverani e Pagni rappresenterebbe quello che abbiamo appena detto, un elemento di coesione e di ritrovato entusiasmo. Poi, per quanto concerne gli aspetti tecnici, posto che ovviamente i nuovi proprietari sono liberissimi di fare le scelte che riterranno più opportune, però Liverani ha dimostrato di sapere il fatto suo e di che tinta, anche Pagni ha lavorato bene, non solo. Dare continuità in aggiunta, e concludo, significherebbe comunque ripartire da una base, perché è vero che hai solo 4 giocatori sotto contratto, più i 4 che tornano dai prestiti, no? Battista che torna da Viterbo, Sernicola che torna da Fondi, Taurino che torna da Caserta. Dai mondiali di Corea, oltretutto. Esatto, Taurino che torna dalla Casertana e Salvemini che torna dopo aver fatto bene dall'Acragas. Però è anche vero che di tutti gli altri 23 giocatori che hanno terminato il campionato e che non sono sotto contratto con la Ternana, qualcuno in prestito potrebbe ritornare tramite il rinnovo del prestito, anche se io credo che per giocatori come Petriccione, Palumbo e Germoni la Ternana intenda incassare la cifra prevista nel diritto di controriscatto da parte, che ne so, di Lazio e Fiorentina, ma questa è una mia opinione. Però qualche prestito lo puoi rinnovare, ma soprattutto qualche contratto, che ne so, getto da due nomi, di Achitelli e Desma, lo puoi prolungare. Tornando ai prestiti, al Pescara vengono accostati una dozzina di attaccanti, guarda caso non c'è Zeman, non si parla del ritorno di Pettinari, che ne so, potresti anche fare un pensierino sull'ipotesi di prolungare il prestito di Pettinari, poi te lo possono accordare, te lo possono rifiutare, ma è un tentativo che si può fare. E allora, se tu riparti da una base che oggi è di 4 giocatori della vecchia guardia, ma potrebbe raddoppiarsi o arrivare a 8-10 unità, beh, intanto una cosa è 4, altra cosa sarebbe 8-10-12, certo, ad esempio. E ripartire con lo stesso allenatore ti garantirebbe una conoscenza reciproca tra quella fetta di rosa che verrebbe confermata e l'allenatore, una conoscenza reciproca sul piano umano e sul piano tecnico che altrimenti non avresti. Concludo però dicendo e ribadendo che naturalmente la nuova proprietà, che sia un Icusano, che sia un'altra, è liberissima, ma questo è ovvio, di fare le scelte che ritiene più adeguate. C'è da dire una cosa: quando ci sono queste trattative compravendita della società, di solito ci sono di mezzo procuratori che organizzano questi incontri. Quindi, se in questo caso dovesse essere così, questo procuratore che ha organizzato tutto potrebbe avere lui delle persone di fiducia e non avvalersi più né di Pagni né di Liverani. Questa è una possibilità, naturalmente. Sì, però certo, stavolta quello che dice Marco è perfetto, ma stavolta mi risulta che i link di collegamento siano di altra natura. Un motivo in più, okay, una speranza in più un'altra loro speranza, che un altro auspicio, se vogliamo, no? Nel senso, in Ternana
non c'è il lavoro, sono solo i giocatori, lo staff tecnico, quindi però ci sono i magazzinieri, i miei impiegati amministrativi, c'è cioè Dipendenti della l'addetto sede. stampa, i dipendenti impiegati amministrativi, quindi della sede. Un pizzico di organità credo che non guasti, no? Magari speriamo che venga presa in considerazione anche da questo punto di vista, anche perché poi la storia, la conoscenza del territorio, l'esperienza vissuta sul territorio è sicuramente importante anche da questo punto di vista. Ma tutto il settore Certo, medico e di fisioterapista, è tra un l'altro. patrimonio che si è formato magari nel corso degli anni e che potrebbe tornare utile anche in fatto di punti di riferimento per quella che è la gestione, ma ci auguriamo che sia meno indolore possibile, anzi, se fosse possibile, non indolore, cioè fosse indolore questa situazione di trapasso societaria per quanto riguarda tutti i dipendenti che lavorano all'interno della Telenacalcio. A questo punto pubblicità e poi di nuovo insieme e abbiamo altri 10 minuti, un quarto d'ora e poi naturalmente vi lasciamo. C'è ancora da esaminare la seconda possibilità, vuol dire che si parla sia sì, anche questa è una possibilità molto concreta. Ad oggi sembra che l'Unico Sano abbia preso un pizzico di vantaggio sulla seconda che poi andremo a presentarvi. Linea regia, Vincenzo Vulpiani con la pubblicità. Allora, torniamo insieme. Prima di analizzare però la seconda possibilità, questo gruppo appunto che vi abbiamo parlato, solido anch'esso, perché è in trattativa con la Ternana, andiamo a vedere quella che è stata la partita fra la Ternana femminile e l'Olympus. Era la gara 2 della finale Scudetto, all'andata avevano perso i rossoverdi per 8-3, l'altra sera, domenica sera, hanno vinto per 3-2. Due gol di Renata, un gol di Taina Santos e questo permetterà quindi alla Ternana di giocarsi lo scudetto nella gara 3 alla Pala di Vittorio di Terni alle 20:30 domenica prossima. Qualche problema c'è in casa rossoverde perché Presto che è stata praticamente la mattatrice secondo me sul piano della volontà, dell'attaccamento, della determinazione, non che le altre siano state da meno, ma la Presto che era uscita anche per infortunio, per una distorsione al ginocchio, non camminava, è stata rimessa in piedi dalla fisioterapista Betti, alla fine praticamente è tornata in campo, ha voluto esserci fino alla fine proprio per cercare di dare il proprio contributo. Secondo me ha fatto una gran partita. Tra le altre cose, come del resto sono state bravissime sicuramente tutte le altre, ma lei in particolare perché c'è stato questo gesto che ha fatto apprezzare ancora di più la sua prestazione, perlomeno alla sottoscritto. La Presto, distorsione al ginocchio, non si sa bene se ce la farà a recuperare. Domenica sera mancava anche per infortunio Neca che si era infortunata nell'allenamento di rifinitura, quindi chissà, Neca potrebbe essere recuperata su Presto, ci sono molti 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 dubbi. E sapete che la Ternana femminile ha un grosso handicap, quello di avere una panchina corta rispetto a quella dell'Olympus. Olympus ha 10 giocatrici, quasi tutte sullo stesso livello, sullo stesso piano, tant'è che mentre la Ternana hanno giocato quasi sempre le stesse, in qualche circostanza è stata sostituita la Bisognin con la Presto, in qualche circostanza Taina con Brandolini, ma solo quelle le sostituzioni sono state. Invece Dorto, il tecnico dell'Olympus Roma, ha potuto cambiare perché insomma, se non aveva la Cortes aveva Dayan Daroche, se non aveva Lucy Leia aveva un'altra giocatrice di pari livello, anche se Lucy Leia era Lucy Leia, anche se insomma, corre più poco la numero 10 dell'Olympus Roma, ma la classe è immensa. Allora andiamoci a rivedere, comprate i biglietti perché credo che siano oggi il primo giorno di prevendita, è andata a 1000, quindi comprate i biglietti perché insomma dopo non c'è posto, non vi lamentate. Andiamo a vedere con le immagini di Alberto Francioli, la telecronaca del sottoscritto, mi viene da ridere perché diverse situazioni. Ho sbagliato spesso e volentieri domenica perché era impossibile concentrarsi al Pala di Vittorio. Stai in mezzo alla gente, chi ti bussa su una spalla, chi ti bussa dall'altra, chi ti dice chi è stato, ha fatto gol. Voglio dire, poi con tutto il tifo diventava difficile davvero concentrarsi, quindi qualche errore di troppo
vi chiedo perdono e mi scuso con tutti. Allora andiamo a vedere questa sintesi. Gentili amici alla visione di Tele Galileo, ben trovati alla visione della nostra emittente. Gara 2 della finale scudetto. Gentili amici, ricordiamo la gara 1 è stata vinta dalla squadra dell'Olympus Roma. Alla Ternana questa sera occorre solo e soltanto vincere. Sarà la formazione dell'Olympus a battere il calcio d'inizio. Partiti. Pallone in avanti. Lo manovra la numero, palla intercettata da Renata Taina. Taina, tiro e gol di Taina Santos. Il diagonale di Taina Santos che porta in vantaggio la Ternana. Gentili amici alla visione di Tele Galileo. Taina Santos in gol. Taina Santos in gol. 1-0 per la Ternana. Lo scambio con la numero 14, pallone recuperato. È Renata, arriva anche Bisognino, c'è Maite, il tiro e gol! Il raddoppio con Renatigna! E solo due i gol in favore della Ternana. Gentili amici alla visione di Tele Galileo. La squadra è l'Olympus, questa è la finale con l'Olympus. La Ternana sta conducendo per 2-0 e c'è il gol della Cortes. Gol della Cortes 2-1. 2-1. Bel gol della Cortes sull'uscita di Mari Camascia. 2-1. Al numero 3 lì si verticalizza, la palla intercettata da Renata, il tiro, la parata. Intanto è Tati che rimanda in avanti un pallone che intercetta Lapresto va al tiro, ribattuto e poi para nuovamente la Giustiniani. Taina Santos che perde l'attimo giusto, attenzione a Lusileia, Lusileia per Tati, Tati. Il tiro, il palo, attenzione la parata di Mascia. La chiusura un po' in ritardo della Brandolini che intercetta il pallone, evita il fallo di fondo, attenzione alla Tati, rimette in mezzo la parata, no, non riesce a parare, c'è la Lusileia che realizza il gol del 2-2. Dal 2-0 la Ternana si fa raggiungere a 6-29. Renata, palo sul sinistro, la parata, pallone ancora in area di rigore, respinge ancora Taina il tiro, ancora la Giustiniani. Palla per Taina, per Renata, il tiro ribattuto. Mari Camascia intercetta, palla giocata per Renata per Taina per la Bisognini, il palo dice di no, l'amoroso palo per la Ternana femminile. Dati per Lusileia, intervento, il tiro, la parata di Mascia, Tati per Gagliardo, in mezzo la parata di Mascia sul tiro di Lusileia. Tati ha davanti a sé Renata, la punta. Tati cerca di andare al cross, attenzione, si sacrifica Maite, brava Maite. Palla giocata per Taina, arriva anche Maite al rimorchio, Maite viene servita, Maite, il pallone ribattuto, il tiro in fallo laterale. Addirittura è ritornata in campo Lapresto, ma zoppica vistosamente. Palla, ai 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 ai. C'è il tiro della Galardo e poi brava Mascia a parare. Pallone giocato per Presto. Presto, pallone recuperato dalla Maite per Renata. Renata davanti a sé un avversario, Renata il tiro e il gol di Renatigna! Il gol di Renatigna! Renatigna! In gol!
la numero 9 a rosso verde. Gentili amici, alla visione di Telegalileo, recuperate Rana, Renatigna può andare, arriva Maestro, Renatigna, il palo dice di no. Bisognin evita l'intervento in avversaria, poi appoggia per Maite, ancora Bisognin, si va a togliere il palo da Seri Gagliardo, il tiro, la parata ancora, e poi c'è Maite, il ripiegamento difensivo ancora per Lusileia che mette in mezzo, c'è l'intervento, attenzione, il tiro, la parata, attenzione, Daiane all'indietro, ma recupera palla la formazione rossoverde, palla in fallo laterale. Lusileia, Cortes ancora Tati davanti a sé, Renata, ancora per Cortes, parata, no. Attenzione, brava la Presto, un pallone, 4 secondi, attenzione, uno via, è finita, la Ternana va ad effettuare la gara 3, è gara 3, gentili amici, alla visione di Telegalileo, è gara 3, la Ternana merita di passare alla gara 3 perché ce l'ha messa tutta e alla fine ha meritato sicuramente di portarsi a casa questa vittoria che fa il paio con quella dell'Olympus all'andata, e per la formazione rossoverde quindi ci sarà la gara 3 che si giocherà domenica prossima proprio qui al Pala di Vittorio. Intanto le ragazze vanno a effettuare il classico salto e saluto al pubblico di fede rossoverde, e meritati sono gli applausi da parte del pubblico di fede rossoverde, e c'è l'abbraccio anche con il presidente Raffaele Basile. Bene, allora torniamo insieme. Avete visto, insomma, che bella partita che è stata, vincente, con capovolgimenti di fronte. L'Olympus è una grande squadra, ma la Ternana non è da meno. Carattere, cuore, grinta, determinazione, rabbia, voglia di raggiungere questa gara 3. Ha avuto la meglio la formazione di Federico Pellegrini. Un saluto a Marcello Viali, lo voglio fare. Marcello, un grande tifoso della Ternana, e quindi anche lui starà vedendo il programma, quindi un saluto da parte nostra. Allora andiamo alla seconda possibilità, insomma, che ha la Ternana, un altro gruppo imprenditoriale. Si dice che sia un gruppo potente, anche questo per ammissione sempre dell'avvocato Massimo Proietti, con potenzialità economiche importanti, ed è l'alternativa, o meglio sono due situazioni che si stanno, è così, e hanno fatto la loro offerta per poter rilevare la Ternana Calcio. È un gruppo imprenditoriale che è presente in tutto il territorio, non se ne sa tanto su questo gruppo, diciamo, qualche voce, qualche spiffero, qualche voce di corridoio, non più. Esiste, però, quello è vero, si parla di un gruppo imprenditoriale che è presente un po' su tutto il territorio nazionale, è un gruppo impegnato nel commerciale ma non nell'alimentare, quindi indicazioni piuttosto, voglio dire, così abbastanza anonime, no? Però la garanzia è che esiste questo gruppo solido, potente, che potrebbe essere, diciamo, rappresentare un'alternativa per l'acquisto della Ternana. Massimo Colonna, colui che ha svelato il segreto, perché poi il comunicato stampa dell'Unicusano è arrivato dopo il tuo, immagino, dopo il tuo articolo, sì, questa mattina. L'anomalia della situazione Unicusano è anche questa, no? Perché
Da quello che mi risulta, nella trattativa le parti si sono impegnate sulla riservatezza e in effetti, se guardiamo agli ultimi giorni, dallo studio Proietti non è uscito nessun nome. Oggi ha confermato l'università, ma dopo che l'università aveva fatto il primo passo, quindi è diversa la questione. L'anomalia è proprio, sta proprio in questo, cioè nel fatto che hanno preso posizione loro, al di là dell'articolo che poteva rimanere lì e finire. Se guardiamo a prima, i vari Camilli, i vari l'altro il imprenditore, gruppo di Torino, ma anche Giovannone, Stefano Neri, era sì, il gruppo di imprenditori locali erano stati tutti smentiti. L'unico che è rimasto un po' in sospeso è il gruppo di Ferrero, è Ferrero, diciamo, è la pista Ferrero, che poi però è andata piano piano scemando e che ad oggi, come risulta anche a voi, non ha risvolti concreti. Quindi anche il gruppo di cui parli tu, potrebbe benissimo esserci la trattativa in piedi, sicuramente c'è, però ovviamente se, essendoci questo vincolo di riservatezza tra le parti fino alla conclusione della trattativa, per certi versi potrebbe essere più complicato che si vengano a sapere ulteriori elementi. Elementi, certo. Sì, ma se è stato infranto questo patto di riservatezza, evidentemente sono d'accordo tutte e due le parti, no? Credo l'unico sano, però sulla la seconda ipotesi, quella anch'essa solida, vuol dire c'è un punto interrogativo, c'è qualche spiffero, ma fino a che punto sarà veritiero questo spiffero? Fatto certo però che si tratta di un insieme, di un gruppo solido sul piano economico-finanziario. Luca? Sì, risulta anche a me anche la stessa cosa, ma non sono riuscito a scoprire altri elementi specifici relativi a questo gruppo al quale fai riferimento. Conforama, no? Come? Conforama? Maurizio Zamparini, no? Non lo so. Beh, Maurizio Zamparini ci ha pensato. Poi visto com'è stato il Palermo, vuol dire, no? Palermo mica lui. Ah certo, ma lui non ci avrà sicuramente problemi. Chissà, chi potrà dirlo? Che poi fra altre cose, finché non fai il nome, non viene nemmeno smentito, perché no? Stare lì è così in astratto di quello che potrebbe essere. Io credo ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione del nostro incontro. Qualche notizia l'abbiamo data, credo qualche certezza in più l'abbiamo data, l'avete avuta. I social, stavo dando un'occhiata, mi sembra che si sia un po' trovando d'accordo sul non essere più ostili su questa nuova denominazione, che in caso fosse l'Unicusano ad aggiudicarsi la Ternana porterebbe il nome Unicusano Ternana, e su questo aspetto mi sembra che si stiano un po', diciamo, convergendo in senso positivo. Aggiungiamo qualche cosa, Marco? Tu che sei un tifoso, anche siamo tifosi un po' tutti, no? Noi magari ci dobbiamo un attimino, no? Dietro il dovere deontologico di essere corretti, e per carità è un dovere sicuramente rispettare quelle che sono le verità, quindi mettendo in secondo piano quella che poi è la propria passione. Vabbè, la prima volta che si sa qualcosa di più concreto, quindi se c'era un patto di riservatezza ed è stato così infranto, penso che ci sia accordo da tutte e due le parti, ma credo che sia un'iniziativa unilaterale, sennò sarebbe alla fine. Quindi penso che siamo a buon punto, da quello che penso io, non è che me l'ha detto nessuno, così sentendo un po' tutte le voci penso che siamo a buon punto. Del resto, se questa, diciamo, sortita pubblica, questa manifestazione ufficiale di interesse da parte di Unicusano e del suo amministratore, il livornese Bandecchi, sì, 56enne, che tra l'altro che era stato 2014 vicino a Livorno, no? Sì, vicino a Livorno, che poi è la squadra della sua città. Se questa scelta di manifestare con un comunicato ufficiale il proprio interessamento nei confronti della Ternana è stata in qualche modo concertata o comunque comunicata in tempo utile alla controparte, cioè alla famiglia Longarini, io credo che la trattativa possa andare in porto nell'arco di 48 ore. Addirittura mi sbilancio, sì, certo. Quindi entro la fine della settimana, 48-72 ore.
diciamo entro venerdì. In caso contrario, non lo so. In caso contrario, allora ci potrebbe anche essere, prima, ci potrebbe anche essere, come dire, un irrigidimento della controparte se non fosse stata concordata. Ma io credo che invece sia più probabile la prima ipotesi. E quindi in questo momento riteniamo che la pista di Cusano sia la più accreditata. Sono altresì convinto che se ci fossero stati altri 15-20 giorni di tempo, anche il fondo inglese sarebbe entrato prepotentemente in scena, perché mi dicono che sia straordinariamente forte sul piano economico, però qui c'è una questione di tempistica. Mi hanno detto, relata refero, non ho potuto verificare, ne ho parlato solo al telefono con Massimo, ma anche con Marco al volo, che ci sarebbe stato anche un sondaggio di un singolo, quindi non si parla di cordate, imprenditore ternano. Brancolo nel buio, non so, l'indiscrezione è fondata, ma non so di chi possa trattarsi, francamente mi sorprende. Tu sai chi possa trattarsi, di chi possa trattarsi, Massimo? No, non lo so, e un singolo imprenditore, vista come si sta portando avanti la trattativa adesso, mi sembra complicato che possa... Sì, no, anche a me sembra sorprendente, poi è un imprenditore del territorio, però io mi è stata riferita. Io credo comunque che se dovesse, improbabile, ma fino alla ratifica tutto può accadere, fino all'apposizione delle firme, non concretizzarsi questa trattativa, ci sarebbe il gruppo di cui parlava Ivano e chissà, potrebbe tornare in ballo il fondo inglese. Un'ultima cosa, Longarini non tornerà sui suoi passi e questo è certo, la Ternana è e resta in vendita e questo è certo. Sono altresì convinto che se dovesse esserci una trattativa addirittura d'arrivo ma non conclusa entro il 25 giugno, quindi poi i tempi tecnici della fiduzione eccetera, sono convinto, ma questa è una mia convinzione, mia personale, e quindi potrebbe essere o rivelarsi fallace, che l'attuale proprietà potrebbe anche, ma lo sto dicendo io, ripeto, anche in qualche modo anticipare la fideiussione, salvo poi riottenere la cifra, no, corrispondente alla fideiussione stessa. Però per essere chiaro, questa è una mia congettura. Beh, sarebbe in contraddizione però con il disimpegno del fondo inglese, in questa maniera. Perché visto che è una questione di tempi, allora lui poteva anticipare e queste altre... Ma io credo che ci sia anche una volontà da parte di venditori acquirenti di chiudere in fretta, eh. Ecco perché penso che la trattativa con probabilmente c'è stato un sorpasso, con Cusano sia molto in dirittura d'arrivo. Allora andiamo a un breve riepilogo, no? Di quella che è stata la nostra trasmissione. Facciamo delle pillole. Massimo Colonna, giornata odierna, Unicusano. Allora, in mattinata l'indiscrezione dell'interessamento e poi la conferma un po' a sorpresa da parte dell'Ateneo dell'interessamento per le quote della Ternana. Un fatto, se vogliamo, anomalo fino a questo punto di vista, perché finora erano arrivati, come dicevamo prima, o silenzi o smentite sull'interessamento. Una presa di posizione che secondo me ha sorpreso anche la stessa Ternana e l'avvocato Proietti, appunto, che porta avanti le trattative. E il fatto che abbia preso posizione in maniera così forte, anche in relazione all'eventuale cambio del nome, secondo me è un segnale di trattativa avanzata e di intendimenti seri da qui ai prossimi giorni. Marco, con Marco invece in pillole, quello che è stato come diciamo la notizia accettata o no dai tifosi ternani. Ma la partenza è stata bruttissima, traumatica, ma dopo piano piano si è ricomposto tutto. Quindi un Unicusano Ternana andrebbe bene alla gran parte dei tifosi. C'è un sondaggio, 67% favorevole e 33% contrario, quindi penso che a grandi linee sono quasi tutti d'accordo. Diciamo con l'andare del tempo, con il passare delle ore, sono diminuiti i contrari e sono aumentati, sì, esattamente, l'andamento. Ragionando, tutti quanti hanno pensato che evidentemente questo grosso dramma non era il cambio, che poi non è un cambio di nome. Ternana Calcio rimane sempre, ci avvicino il Marco Unicusano. Luca, in pillole, quello che resta da dire, quello che vuoi dire, poi magari parleremo anche della seconda possibilità. Su Ferrero abbiamo detto che la telefonata è stata fatta al sindaco, ma poi cioè la richiesta per un incontro con il sindaco, poi però si chiedeva
uno spostamento di questo incontro dopo aver parlato con l'avvocato Proietti, che è il delegato a vendere la società. L'avvocato Proietti fino a questo pomeriggio non ha avuto nessuna telefonata, nessuna richiesta di incontro da parte né di Ferrero né di altri che rappresentassero l'imprenditore romano. Con Ferrero non c'è trattativa e non ci sono gli scenari che possano indurci a ipotizzare che una trattativa possa nascere nelle prossime ore o nei prossimi giorni, quindi si tratta di un'ipotesi del tutto residuale, da escludere o quasi. Abbiamo già detto della fondatezza della trattativa con l'Ateneo Unicusano di Roma, abbiamo detto delle piste alternative. Una cosa è confortante: che sia il gruppo Unicusano sia le alternative alle quali abbiamo fatto riferimento presentano garanzie economiche ampiamente al di sopra di quelle richieste dalla proprietà, e quei 6 milioni di euro, ricordiamolo tanto per sgombrare il campo dagli equivoci, non sono relativi all'eventuale operazione di acquisto delle quote sotto sequestro, no, ma sono diciamo la cifra che ipoteticamente servirebbe per garantire la sopravvivenza della Ternana Calcio nel prossimo biennio, anche perché la famiglia Longarini ha interessi etici ma e anche legali a che la Ternana Calcio, una volta ceduto, non incappi in alcuna disavventura tipo fallimentare, perlomeno nel biennio successivo. Tra l'altro, quello che ci risulta nemmeno verrebbe richiesta, vista la potenzialità di questi gruppi, e da questo punto di vista, quindi eventuale fiduciario, lettere di credito di cui si parlava prima, e questo è un elemento di confortante. Allora, poi certo, se ci chiedono siete certi che vada in porto la trattativa con l'Ateneo Romano, no, la certezza stasera non c'è. Certo. C'è da dire poi l'altro punto che dobbiamo fare è quello dell'incontro a pranzo fra il sindaco, l'assessore allo sport e l'avvocato Proietti oggi. Naturalmente l'avvocato Proietti ha così tenuto al corrente sindaco e assessore allo sport Emilio Giacchetti di quelle che sono le iniziative, appunto di queste due iniziative importanti di gruppi solido. Questo è quello che insomma si dice. Poi abbiamo detto un'altra cosa importante, che nel patrimonio della Ternana nel 42% che andrebbe a rilevare c'è anche il terreno, il progetto approvato per la costruzione di Ternanello, che oltre alla costruzione di due campi, di una sede, di una foresteria, è previsto anche 6.000 o 7.000 metri cubi di costruzioni che equivalrebbero a 28-30 appartamenti, insomma. Appartamento più, appartamento in meno. Siamo in conclusione, però posso dire una cosa solo? Molti continuano a chiedermi: ma il nuovo acquirente, che sia Unicusano, che sia X, che sia Y, prende la Ternana? È vero che la prende gratis, le quote di Edoardo Longarini, persona fisica, però prende il 42, qualcosa per cento, poco meno del 43. Che senso ha? Beh, la storia recente, perché questo sequestro va avanti da aprile 2010, dimostra che si può gestire la Ternana in piena autonomia anche col 43% delle azioni, come ha fatto la famiglia Longarini, che in alcune situazioni ha portato avanti politiche molto parsimoniose, diciamo così, come negli ultimi 2-3 anni, ma in altre situazioni, ricorderete tutti i grandi investimenti dell'estate 2013, ha portato avanti invece filosofie completamente diverse. Quindi avere il 43% circa delle azioni ti consente, al nuovo proprietario, chiunque esso sia, di operare con la massima autonomia e di adottare le strategie tecniche e manageriali che ritiene più opportune. Questo va chiarito. Non potevamo chiudere questo programma senza parlare di un Ternano che è veramente stato straordinario, strepitoso, ci ha fatto palpitare nel Gran Premio al Mugello. Matanino Petrucci è stato davvero immenso. Terzo posto, grande gara, Massimo. Mi rammarico che non ho potuto seguirla, no? Ha fatto una gara straordinaria, Danilo, un terzo posto davanti a Valentino Rossi. Davanti a Valentino Rossi, veramente grande. L'hai vista, Marco? No. Ai ai ai, non sarà che l'ho vista solo io. Anche tu no, non l'hai vista? L'ho vista. Infatti, ti è padre stato emozionante. Sì. Appassionatissimo di moto, no, quindi sì. È stato grande, è stata una grande, la definita la gioia più grande della mia vita, mi sembra di averla letto.
Io ringrazio anche Giulio Sacco, che sicuramente venerdì farà uno speciale su quello che è stato il Mugello. Tra altre cose, ci stiamo attrezzando per poter appunto intervistare Danilo. Danilo ormai è diventato uno dei top ten nel modo mondiale, quindi non è come una volta che potevi chiamarlo e fare un'intervista. Adesso devi passare attraverso l'addetto stampa del team Octopramac. Lui comunque è disponibile, si è detto disponibilissimo con l'eventuale autorizzazione a fare questa intervista. Ci proviamo, speriamo appunto di avere l'autorizzazione, perché credo sia doveroso da parte nostra ospitare Danilo, sempre con l'autorizzazione. Un altro risultato importante è stato ottenuto dal duo del Circolo Lavoratori Terni ai campionati italiani giovanili. Il duo Matteo Tonelli e Francesco Molinari hanno conquistato la medaglia d'oro, sono campioni italiani, e quindi anche a loro e a Fabio Voletti, che durante l'anno li cura con tanto affetto, con tanta passione, i nostri complimenti. Come complimenti vanno anche a Chiara Crovari, che insieme alla squadra del Frascati, Chiara Crovari in Aternana, insieme alla squadra del Frascati ha vinto il titolo italiano che si sono svolti ad Assisi per squadre miste, naturalmente nel mondo giovanile. Quindi congratulazioni anche a Chiara Crovari. Visto che ci siamo, facciamo anche le congratulazioni all'Umbria Rugby Ragazze, che hanno chiuso nella Coppa Italia 7 al terzo posto, quindi anche questo è un brillantissimo risultato. E poi complimenti agli organizzatori del terzo meeting di nuoto Città di Terni, perché è stato davvero spettacolo sabato e domenica alle piscine di via dello stadio. Una manifestazione che ci ha riportato un po' indietro nel tempo, ai tempi di quelli che hanno i capelli bianchi come me, che se lo ricordano, il Germina Cimarelli e il Gastone Ristanti, che erano due meeting straordinari. Poi, per la mancanza di strutture, di impianti, questa tradizione si è interrotta, fortunatamente è ripresa con questa nuova struttura che ha accolto più di 1500 persone al giorno nel parco e nella vasca. Siamo in conclusione, grazie a Massimo Colonna. Grazie a voi, grazie a te. Corriere dell'Umbria, grazie a Marco Crisostomo. Grazie a te, buonanotte. Grazie a Luca Giovannetti del Corriere dell'Umbria, un ringraziamento a tutti voi. Ora telegiornale, poi sarà la replica. Mi scuso con tutti coloro che non l'hanno potuta vedere in streaming, ma abbiamo avuto dei problemi. Domani però diciamo che sarà disponibile su YouTube, speriamo al più presto possibile. Grazie davvero, telegiornale e poi replica. Un ringraziamento particolare a Vincenzino Vulpiani in regia. A tutti voi la più cordiale buona serata e il ringraziamento per averci seguito anche in questa circostanza. Grazie, buona serata a tutti.